Benvenuti a mio ombre in un nuovo episodio su Horizon Zero Dawn. In quello precedente siamo giunti fino alla Torre Giorno, che segna il confine tra la Terra Sacra di Dominio Nora, quindi, e quella di Dominio Kharja. Nello specifico ci dovremo recare a Meridiana, ma non è ancora arrivato il momento, perché non so se ve lo ricordate, ma tempo fa Varl ci ha dato una missione che figura tra quelle principali, quindi dobbiamo assolutamente farla. Tra l'altro il livello suggerito è il 7, quindi si poteva già fare tempo fa, ma io ormai ero andato imperterrito dritto verso Meridiana. Allora, la missione recita: Sona, il capoguerra di Nora, è scomparso dopo che decine di audaci sono caduti in un'imboscata. Varl vuole che Aloy la trovi, perché, per riassumere cosa è successo, subito dopo l'imboscata di quegli assassini durante la prova, che voi conoscete benissimo, i Nora hanno mandato uno squadrone composto da audaci e dal capoguerra Sona per cercare questi assassini e fare vendetta, no? In qualche modo. Il problema è che sono caduti in una loro trappola e molti purtroppo non ce l'hanno fatta, però non sappiamo che fine ha fatto Sona, quindi andiamo a cercare Sona. Allora, dobbiamo recarci nel luogo del massacro. Naturalmente mi sono già teletrasportato, già viaggiato rapido in un falò vicino alla zona incriminata, così insomma non perdiamo tempo, ecco. Ok, andiamo. In live, ragazzi, abbiamo già fatto diverse cose, tante missioni secondarie, infatti sono a livello 14, ora non mi ricordo a che livello ero nell'episodio precedente, ma sicuramente non al 14, probabilmente intorno al 10-11 forse. Allora, eccoci qua. Sono anch'io curioso di sapere che fine ha fatto Sona e magari nello specifico cosa è successo. Questa musichetta significa che qualcuno ci ha ingaggiati in realtà. Ah beh, quella Mandria. Ci sono degli umani che stanno combattendo. Però... ispezione il campo di battaglia. Ok, quindi sono già nella zona. Bene. Devo ispezionare col focus oppure devo fare qualcos'altro? E questo qui è giusto? No, è un po' più in su. Infatti è di qua. Ok. Qui non c'entra niente. Non perdiamo tempo di là. Forse il capoguerra ha lasciato qualcosa. Magari un indizio sui suoi spini. Ora sono riusciti ad abbattere un corruttore. Esame. Non prima che gli assassini lo usassero per mandargli contro altre macchine. Quindi questi assassini... è come ha detto Varl. Un altro massacro. Hanno il controllo delle macchine e della tecnologia in generale. Vi ricordate? Tra l'altro ci sparavano, quindi decisamente sono più avanzati. Almeno dei Nora. Parecchie macchine, tutte controllate dagli assassini. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. Altre cose? Ispeziona, quindi sì, cioè, dovrebbe essere qualcos'altro. Qua. Parla con il sopravvissuto. Audace, parliamo. Ah, eccolo. Morti e feriti sono sistemati. Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io. Sei ferito? Che è successo? Di tutto. Là fuori è il caos. Il capoguerra mi ha mandato per fare rapporto. Così non le sono utile. Varl ha detto che il capoguerra ha rintracciato gli assassini. Li ha trovati? Abbiamo seguito le tracce, ma continuavano a mandarci addosso macchine corrotte. Le mie ferite mi hanno rallentato. Così il capoguerra mi ha mandato indietro per riferire che non si arrende. Quindi, eri qui quando lo squadrone è stato aggredito. Esatto. Non immaginavo giorno più cupo dopo la prova, ma mi sbagliavo. Il capoguerra ha perso tempo con le retroguardie. Assetati di vendetta, i primi audaci sono caduti in trappola.
Ne sono morti subito a decine. Se Sona non fosse arrivata a guidarci, saremmo tutti morti. Varl mi ha mandato a cercare Sona. Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi. Alla torre di metallo, a sud-est delle rovine di sete del demone. Guarda l'altura dietro, quella col macigno. Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so a Varl e agli altri. Che la madre ti dia forza, ti servirà da sola. Ok. È stato un vero disastro, un massacro appunto. Ok, andiamo all'ultima postazione. Nota di Sona, posizione, postazione. Vediamo se ho il mio corsiero. No. Beh, se capita. Ne ammaestriamo uno, eh. Questi ancora purtroppo no. Non possiamo usare il focus su di loro. Dove vengono create queste macchine, potrei imparare a controllarle. Però c'è una missione. In modo particolare, da quello che ho capito, quella del calderone, che permette di aumentare il livello, la skill, e quindi la possibilità di andare a controllare macchine più potenti, insomma. Per cui, beh, quella missione lì comunque la vedremo in live, temo. Magari anche dopo questa. Dipenderà tutto da quanto durerà questa missione. Un po' di erbe. Ah. Queste non dico di no, ragazzi, eh. Poi ci sono ancora le pozioni che non ho mai utilizzato qua, eh. Beh, finché ho le erbe, userò quelle. Deve essere l'altura menzionata dal messaggero di Sona. Tendeva qui? Il capoguerra si è fermato qui. Sì. Ma poi dov'è andata? Ispeziona l'area. Frammenti di freccia. Si saranno fermati per riposare. Bende per feriti. Ok. Quel messaggero non è l'unico a essersi ferito. Non deve essere stato facile andare avanti dopo l'imboscata. Qui gli audaci producevano frecce. Segui le tracce. Tracce? Eccole qua. Un'uccisione recente, appena scoiata. Tracce, stivali e sangue. Sembra che Sona e gli audaci si siano diretti verso quel crinale. Speriamo stiano bene. Macchine corrotte. Qui non c'è la zona corrotta, però, quindi non penso sia un obiettivo. Io per il momento mi concentro sulle tracce. Questa però la voglio togliere. Ui. Ah, caduto. Ops. Posso risalire facilmente? Sì. Strada secondaria. Terreno non battuto. Un secodonte morto. Forse è stata Sona. Potrebbe essere vicina. Esamino.
pelle di cinghiale. Per fortuna sono passata di qui. Un battito in più e quel secodonte ti avrebbe fatto a pezzi. Mezzo battito in più e l'avrei ucciso da sola. Sei tu il capoguerra Sona? Varl voleva ti cercassi. Ha difeso la porta? Con coraggio, sì. L'ho visto uccidere una macchina corrotta. Ma è preoccupato per te. Alla tribù serve forza, non affetto. Ho rintracciato alcuni degli assassini della prova. Io voglio vendetta. E tu? Non ne hai idea. Mostramelo. Dammi la tua forza. Seguimi. Evviva, sta bene. Gli assassini sono oltre il crinale. Scavano nella terra proibita. Ed ha anche un carattere forte. Come si addice appunto al capoguerra. Assomiglia tantissimo a Vala e a Varl comunque. So cosa sono. Ne ha ucciso uno a veglia della madre. Dici davvero? Vediamo se manterrai le aspettative. Ho aumentato anche la capienza massima di frecce che posso portare. Ore fa, alcuni audaci si sono nascosti negli alberi. Attaccheranno al mio segnale. Il nemico e le macchine demoniache sono numerosi, ma noi abbiamo la furia dalla nostra parte. Possiamo contare su altro. Spiegati. La vampa. La usiamo per il fuoco, loro per le esplosioni. È così che hanno scavato. Quindi le diamo fuoco e poi? Boom. Allora iniziamo. Ehi, aspetta. Non c'è fretta. Dammi un po' di tempo per farmi avvicinare. Se dovessi allarmarli, attacca. Va bene. Vediamo cosa sai fare. Dare fuoco, quindi, a quei barili. Ok. Anche in generale alle macchine, perché quelle corrotte subiscono di più i danni da fuoco. Ah beh, ci sono anche... Ah. Serbatoio di vampa, ci sono anche gli umani qua. Ho attirato la loro attenzione. Forse era meglio non fare così, però. In realtà credevo di farlo secco con un colpo. Alla testa di solito è così. Infatti. Ah però. Addio approccio stealth. E non è un bene. Ok. Abbiamo un giaciglio sicuro per il momento. Queste macchine ci arrivano qua? Credo di no.
Allora, andiamo con ordine. Queste fuoco, va bene. Ok. La freccia infuocata in testa comunque non li fa fuori subito. Va bene, scendiamo, dai. Però sono anche laggiù. Ce ne saranno sicuramente altri. Però intanto qui gli abbiamo dato una bella botta, di sicuro. Quelli sono i nostri amici. Si stanno facendo avanti. Oh, cacchio. Stai calmissima te, eh? Barile. Occhio perché poi possono anche loro colpire questi barili. Mi esplodono addosso. Ok. Veramente godurioso comunque lanciare le frecce in sto gioco. Specialmente agli umani. Ok. Nemico in arrivo. Questa è una macchina, vero? Vieni, vieni. Ops, sono caduto. In realtà volevo rimanere su, ma... va bene anche così. Oh, si è fermato. Stardo. Beh. Ah, subisci però, dal fuoco, amico. Io subisco invece se mi attaccano da vicino così. Eh sì, la corruzione fa un male cane. Ma ci avevano già avvisati, eh, che bruciava la carne, quindi... bisogna fare attenzione. Non ho nemmeno sfruttato appieno i barili, anzi, forse nemmeno uno. Ma è andato. Ok. Ma riforniamoci. Non erano solo questi. Ne ho contati di più al momento del massacro. Se devo, inseguirò le loro luride ombre fino a punta della lancia. Lo farò. Sei ferita. Perdi sangue. La mia salute non ti riguarda. Non discuto la tua determinazione. Ma devi riposare. Ha ragione, capoguerra. Fate rimarginare le ferite. Varl? Perché sei venuto qui? Ti avevo ordinato di difendere la porta con la vita. E così ho fatto, finché il vostro messaggero non ha portato notizie dell'incontro con Aloy e la vostra posizione. La porta è ben protetta. Il mio posto è qui, con voi, con la vendetta. Non spetta anche a me? Forse dovrei dare un'occhiata e vedere se scopro dove sono gli assassini. Fa come vuoi. Tutti lo fanno. Madre. Ha detto madre? Non ero ben concentrato. Ma ha detto madre? Adesso... vabbè, mi andrò a rivedere poi la... la registrazione, ovviamente. Cosa avevo detto prima? Che assomigliava a Varl e a Vala. Avrebbe senso, eh?
Non so se ho detto una fesseria, ripeto, però. Ho sentito madre. Ok, stavo già pensando ad altro. Facciamo razzia. Qui c'è qualcosa. Ispeziona lo scavo. Beh, Varlo non ci interessa. C'è qualcosa qui? Comandante, nell'ultimo mese alcune esplosioni di vamp hanno ucciso decine di uomini. Nel cerchio di metallo ho preso la precauzione di disporre l'intera scorta in un rifugio coperto al riparo da scintille e fulmini, e ho posto delle guardie all'ingresso. Vi invito ad adottare misure simili o ne pagherete le conseguenze. Capo scorte Tiran, chiudo. Una scorta di vampa nella loro base. Se la saboto, abbiamo vinto. Ho scoperto qualcosa. Gli altri assassini sono accampati nel cerchio di metallo. Sai cosa significa? Maledetti. Il cerchio di metallo è nelle rovine di Pena del Demone. Quella terra è tabù. Tornerò dalle matriarche. Le implorerò per un'eccezione. Non c'è tempo per farlo. Il sangue versato chiama altro sangue. Se la terra è maledetta, la nostra vendetta la consacrerà. È blasfemia! Vi prego, capoguerra, infrangete il tabù! Pena del Demone è un posto maledetto. Ma forse la benedizione dei cercatori di Aloy ci proteggerà. Manderò gli esploratori. Noi ci riuniremo sulla rupe degli Echi Rossi e sferreremo un attacco da lì. Sembra un buon piano. Ci vediamo là. La nostra vendetta continua. Però è pericoloso, la vendetta. Bisogna stare attenti. Certo, loro, dalla loro parte, hanno noi. Loro, intendo, Sona e gli altri. Punto abilità, va bene, va bene. Gli Echi Rossi. E andiamo. Niente corsiero. Meglio trovare un appiglio. Aia, non credo fosse così alto. Ah sì, per una missione secondaria credo che io debba prendere le pelli di cinghiale. Piove. Beh, ora. Beh, sono in buona parte impermeabile. Non serve. E piove. Macchine. Queste qui ancora non ho capito se mi attaccano, se scappano o cosa fanno. Mi sembra però che prima mi abbiano attaccato. Andiamo piano. Hai scoperto Falò? Dov'è? Falò? Dov'è? C'è un Falò in zona? Ah, ok, un po' più avanti. Lì c'è un secodonte. No, no. Non ora.
Salviamo. Ok. E qua. Prenderei volentieri un corsiero. Maledizione. Lo metto via. Se ce n'è uno lo piglio. Certo, se devo addentrarmi troppo, meglio di no. Attiriamo l'attenzione. Piro radice. Queste servono a preparare trappole, cose di questo tipo, credo. Oh no. Non questo. Questo. Commissione, va bene, va bene. Quando vedrete questo episodio probabilmente avrò già portato a termine quella missione lì in live. È proprio una missione dedicata alla vendetta. Credevo ci facessero patire un po' di più per quanto riguarda proprio la ricerca di Sona, invece... Meglio non farsi. Il suo ritrovamento è avvenuto abbastanza velocemente. Di erba non ce n'è però. Ai ai ai. Dovrei ispezionarlo per capirne i movimenti, eh. Ah, ce n'è due? Oh. Ups. Ok, allora. Beh, in realtà posso anche andare oltre, eh? Cioè, nessuno me lo vieta. Però far fuori queste macchine è sempre. L'override non funziona. Se potessi imparare di più a proposito. È sempre interessante, no? Se non attiriamo anche l'altra è così meglio. C'ha il serbatoio sotto, ma è un po' difficile colpirlo. Mi ha preso, ma non mi ha preso, non ho capito. Ups. Ok, alla fine l'abbiamo preso anche l'altro, ottimo. No, cosa sto facendo? Tu via. Cacchio, dicevo che l'avevo tirato giù. Cavacca. Guarda lì, quanto gli è rimasto. Ci stanno cercando purtroppo. Dove vai? Son tosti comunque. Fanno dei movimenti super ampi. Quindi anche stando lontani, vedete? Ci prendono lo stesso. Comunque qui c'è un trucco per farli esplodere. Non so se è il serbatoio stesso. Comunque l'ho preso per caso. Se fosse quello. Vabbè. Ci tenevo a sconfiggerli. Faccio scorta. E questi? Ah,
sono altre. Oh, no, 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 no. No, no. Ne ho avuto abbastanza. Torniamo al lavoro. Ecco. Erbe, sono mai abbastanza, ve l'ho detto. Pena del demone. È molto inquietante, eh? Non ti sei mai chiesto come potesse essere ai tempi dei predecessori? Non sei come gli altri, Nora. Me lo dicono sempre. Capoguerra. Gli esploratori hanno trovato i nemici nelle rovine, a difesa dell'accesso al cerchio. Allora dovremo distruggere questi campi, così non danno l'allarme. Va bene. Pensiamo ai campi, e i nostri nemici nel cerchio di metallo non ci vedranno. Mi occupo degli allarmi. Invieremo audaci a ogni campo, pronti in agguato. Tu comincia, e loro finiranno. Bene. Ripulisci gli accampamenti. Che bel lavoro. Magari verrà un po' lunghetto, questo episodio, ragazzi, però ci tengo a finire questa chain quest. Poi vediamo se si prolungherà ancora. Interromperemo, però. Mi servirà presto. Corrotta anche questa, eh? Devo stare attento. Nice. Ecco, anche proprio quella corruzione per terra, cioè se ci passo sopra mi sa che mi fa danni. Distruggi l'allarme. Andiamo prima di qua. Cos'è stato? Perché non ci sono solo le macchine qui, eh? Ci sono gli assassini. I superstiti della prova. Quei bastardi. Se vuoi. Ah, distrugge l'allarme, forse era meglio. Ok. Ma credevo di poterci riuscire in sicurezza, tra virgolette. Questi li colpiamo nell'occhio, altrimenti così un po' fatica. Ok. Si danno fuoco da soli? Va bene. Qui cosa c'è? Perché mi manda qui il GPS? Ah, questi sono i miei amici, ok. Moscata, stavolta gliela facciamo noi. Oddio, qual è il nemico questo? Barili, esplosivi, occhio. Bastardo. Thank you.
però. Ha preso in testa, probabilmente. Restate con me. Ci siamo. Non puoi uscire così da dietro, però, anche te. Questo ho preso. Ce ne sono altri di due. Di nuovo i barili che non ho usato. Va bene. Beh, far fuori questi qui in realtà è molto semplice. Certo, si rischia comunque perché, come avete visto, anello antico. Ah, era una missione secondaria, temo. Ok, ok, andiamo di qua. Un po' di frecce. Presa. Ma se non vengono a darmi fastidio, io vado di qua. Cos'è sto alone rosso? Sono i riflessi di qualcosa? Allora. Sempre problemi. Distruggi l'allarme. Questo? Non siamo soli. Cassa di scorte. No. Mi hanno visto. Avanti, fratelli! Fretta! Vabbè, l'allarme, ragazzi, io niente. No, così no. Non scoppiano. Ci vogliono le frecce infuocate. Pacca dove ho sparato. Ah, questa è sempre la pozione. Occhio. Resta al riparo. Chi è? Lo so, forse con le frecce infuocate, visto che hanno il serbatoio, succederebbe il finimondo, però mi piace arrivargli direttamente in testa. Ah, si è mosso. 30 colpi alla testa. Buono. E la mia amica. Dai. Sì, col colpo pesante è troppo meglio. Quelli rapidi, boh. C'è uno di là. Ah,
probabilmente stava attaccando lui, cioè. Vita. Chi c'è rimasto? Qualche superstite? Una. Boom. Sono pienamente convinto che non stia proprio utilizzando il metodo migliore per ripulire, però è comunque efficace. Allora, ultima zona. Questa volta voglio provare con le frecce infuocate. Le ho. Subito qui, questo non ha il serbatoio, ma allora porca vacca, scherzetto a quello. Non è successo niente, state là. Altri barili, c'è uno qui. Questi sono i nostri. Il segnale questo. Addio approccio stealth. Strano. Là, sopra di noi. Ci ho provato. Ne ho uno proprio qui. Abbiate sempre fedelino. Ma raggiungi la torre più alta. Qual è? Guardavo se avevo un falò nelle vicinanze, ma no. Beh, io direi che ci siamo, eh. Vanno giù veloci le erbe. E ora che dici? I campi non sono più un problema. Ora il cerchio di metallo. Le sue alte mura difendono il nemico. Dovremmo arrampicarci in alto, col rischio di essere attaccati. Ho un'altra idea. La loro base ha punti deboli. Lascia che vada io e li sfrutterò. Se ci riuscirò, farò un buco nelle mura grande abbastanza da far entrare l'intero squadrone. Può funzionare. Sempre che io possa venire. Un capoguerra dovrebbe essere lieto che due frecce fremano per essere scoccate. Sì, Varl. Vai con Aloy come suo compagno, ma
stai attento. Certo, capoguerra. Lo farò. Andate. Aspettiamo il segnale. Bene. Segui Varl. Sarà l'ultimo step? Vediamo, vediamo. Ormai, ragazzi, voglio portare questa chain quest fino in fondo. Non mi pare il caso di interromperla a metà, anche se l'episodio sarà lungo, ve l'ho detto anche prima. Ok. Ce l'hai davvero un piano? Mi hai seguito fin qui, perfino nelle rovine. Pensavo ti fidassi di me. Eccoci, eccoci. Come sai che la base ha dei punti deboli? Pazienza, Vadi. Lo scoprirai presto. Noi sappiamo. Afferra la mano. Voilà. Cerca una vista sulla vampa nel cerchio di metallo. Oh. Nemici. Tu quello a destra. Quello a destra. Ok. In realtà credo di avere anche l'attacco furtivo. E infatti... Vado? Vado. Attacco combinato. Io penso a quello a sinistra. Devo essere pronto. Era questo quello a sinistra? Sì. Ah beh. Dovevamo avvicinarci di soppiatto. Se ne frega. Ma allora... Una cosa dovevi fare. Ho sbagliato. Bello che lo dice anche. Con quale nonchalance? Usiamo sta pozione. C'è una qui. Pozione. Altri due. Tu pensa a quello a sinistra. Ah beh, ci vuoi andare proprio lì soppiatto? Ok. La nostra vendetta piano piano si sta compiendo. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti quei corruttori? Concentrati, Varl. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro, via Sona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crolleranno le mura, mi romperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. Se ci riuscissi senza fare rumore, sarebbe più facile. Senza farti vedere. Ma quella bestia lì? Proviamoci. Non è il mio forte. Non farmi vedere, però.
quella lì mi vede? Fatti vedere, ho una freccia per te. Questo l'ho lootato. Focus. Piaciuto? Oops. Mi hanno visto. Porca vacca. Vieni, vieni. Buonanotte. Ma questo qui che problemi ha? No, troppo difficile. Meglio la pozione, mi sa. Almeno abbiamo fatto fare irruzione ai nostri compagni. Però qua c'è un bel macello, eh. Piano piano. Più che altro è questa che mi preoccupa. Non c'è tipo un'arma magari da usare contro quella bestia? Un'arma intendo più potente, ovviamente. Succede qualcosa con questo che è troppo grande. Togliamo molto, ma insomma, meglio di niente. Ci sono altre macchine, però. E altri nemici. Facciamoli fuori, va. Ce l'ha con me, però, eh. Ho visto io. Vulnerabile a fuoco, me lo diceva? Ah no, dovrebbero essere le frecce penetranti quelle, averle. Chi c'è ancora in vita? Quello lì non è deceduto ancora. Credo di sì. Madre, osserva la nostra vittoria.
Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, Audaci Nora. Dalle labbra alle orecchie della dea. Sì, ricordatelo. Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti come queste rovine. Hai vinto col capoguerra. Non uccideranno più. Devo questi no. E scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini e come mi hanno visto tramite il suo focus. Ok. Questi sono una parte di quelli che hanno partecipato alla prova. Mi servirà. Di sicuro non tutti. Non c'è per esempio il tizio che ha ucciso Rost. Forse questi erano quelli dell'imboscata al battaglione di Sona e non quelli della prova. Forse erano un miscuglio, non lo so. Non lo so, comunque sempre quella razza lì. Ok, queste cose in più. Va bene. Allora, diamo un'occhiata alle missioni, come siamo messi. Perfetto, a questo punto la città del sole. Quindi nel prossimo episodio avete già capito, Meridiana. Ok, io me ne torno qua. Farò un po' di missioni secondarie. E che dire, vi do appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link tra cui mi associate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.